Il car sharing elettrico si evolve. Oltre ad allargarsi al van sharing, utile per le attività commerciali risiedenti nelle aree storiche, il sistema comprende ora la gestione delle variabili del traffico, servizi integrati di soluzioni innovative per l'utilizzo ed un sistema per l'espletamento di pratiche amministrative nei 4 chioschi che saranno operativi dal mese di settembre. Tutto questo fa parte del progetto CIRO, acronimo di City Roaming, presentato stamattina al Maschio Angioino. Un sistema intelligente a cui basta iscriversi anche con degli info, dei chioschi diciamo tecnologici in cui fare anche dei documenti, dei contrassegni, cioè per agevolare la vita diciamo e il rapporto tra il cittadino e l'istituzione. Il progetto nasce da un'idea dell'Associazione Napoli Città Intelligente ed è stato finanziato dal Ministero con il bando sulle Smart City e la collaborazione di Vodafone e Renault, con l'obiettivo di configurare un sistema ottimizzato di servizi che riduca il congestionamento del traffico, le emissioni in ambiente e l'inquinamento acustico. È questa sì una vera e propria modalità nuova di concepire il sistema di mobilità e anche il sistema di trasporto merci, che molto spesso viene sottovalutato, ma è un elemento che contribuisce notevolmente all'inquinamento atmosferico. È diciamo, il primo seme che si pianta qui nella città di Napoli per poter consentire anche a Napoli di essere all'avanguardia nel sistema della mobilità e del trasporto merci a livello europeo.